Ragazzuole e ragazzuoli, bentornati su Parliamo Nerd. Sono ovviamente io, Aldo, e quest'oggi in una veste del tutto nuova. Quest'oggi, per la prima volta in assoluto, qui sul canale, ma per la prima volta dopo ben 7 anni, riprendo in mano un gioco basato sulla pallacanestro. Un gioco del basket, il gioco del basket. O possiamo anche spingerci un po' oltre e dire il gioco per eccellenza sportivo, perché NBA 2K23, ragazzi, da fan oppure da non fan dello sport, è uno spettacolo per gli occhi sicuramente, ma anche nel gioco, perché è veramente incredibile. Io ho fatto una partita, il gioco è totalmente diverso da quello che mi ricordavo di 7 anni fa, il gioco è stravolto totalmente, è veramente cambiato in tutto, migliorato ovviamente. E quindi io sono qui davanti a voi a prostrarmi per chiedervi aiuto, perché oggi iniziamo la carriera, oggi creiamo il nostro campione, il nostro futuro campione, e oggi mi dovrete aiutare, supportare per migliorare il nostro giocatore, per farmi capire quali sono i trick, quali sono le modalità di gioco migliori per poter campare su questo gioco, perché vi assicuro, dopo una partita che mi hanno distrutto, ho detto oddio, lo voglio rivendere, oppure oddio, voglio troppo migliorare per riuscire a giocare bene. Questo è quello che voglio. Quindi, non possiamo far altro che iniziare. Sigla. Ragazzuoli, eccoci qua, la mia carriera, ho cliccato praticamente inizia e già mi dice scansione al tuo volto, una cosa che io era da FIFA 15 che sognavo di fare in un gioco sportivo e che poi hanno tolto con l'avvento del Frostbite, e qui c'è. Quindi io, ragazzi, mi fermo qua perché devo fare un taglio e devo assolutamente creare questa cosa perché la voglio troppo provare. Quindi taglio e ci rivediamo alla creazione praticamente del personaggio. Io non mi definirei scolpito, mi definirei un fisico asciutto, per cui dal nostro bicipite direi definito, e ci siamo. Oh, e qua è la morte, qui moriamo e purtroppo siamo in differita e non posso interloquire con la vostra esperienza, ma d'altronde siamo qui, ce la giochiamo fino in fondo e ci creiamo la nostra pippa vincente, che posso aumentare ancora, tiro libero, no, non mi interessa. Velocità con la palla e resistenza, dai. A posto, la nostra build è fatta, spero che sia una build decente, ma non credo proprio. Continuo. Ragazzi, non posso non sceglierla, mi dispiace. Chicago fucking Bulls. Ci siamo, è l'inizio. My career, MC. Siamo a New York City, man. Ma non ci ha chiesto le nostre origini, però, strano. Berkeley Center. Philip Ixey, yes. Mi piace Philip Ixey, eh. Serata del draft, ragazzi, è importante. Fondamentale questa, è la nostra scelta. Con la scelta numero 18 al draft NBA, i Chicago Bulls scelgono MP. Vabbè, però perché mi dovete gufare, bastardi di merda? Ragazzi, c'ho pure la maglietta. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Va bene, Shep, c'è emozione nell'aria, ma volevo chiederti, cosa pensi dei tifosi che hanno fischiato MP? Sono zinchiato, Nate, ma non mi sorprende. Anch'io fischierei chiunque mi snobbasse, specie in favore di MP. Vai a dirlo a tutti. Beh, è un atletismo da giocatore della domenica. Sentito? Come puoi dire una roba del genere considerando che ha vinto dappertutto? Sì, per il momento, ma nell'NBA? Il mio è un talento generazionale. Diglielo, il mio stile è impeccabile. Non esiste nessun altro come me. Il ragazzo è un campione collegiale, un lavoratore instancabile. E tutti ne lodano la leadership. Sì, Shep, è un atleta superiore, ma non ha vinto niente.
Questa cosa conta. Sai cosa conta davvero, JJ? Che il tuo ragazzo MP è antico. Hai detto antico o ansioso? Antico, zii, antico ho detto, hai capito? Come un uccello morto, l'erba alta, sappiamo esattamente cosa diventerà. Un giocatore di rotazione al massimo. Shep Holmes ha un potenziale da All-Star. È un grosso errore, JJ. One City Plaza, questo è il tuo ufficio. Qui il tuo agente Ricky Bennett, la tua addetta stampa Ashley Saint-Germain e la tua responsabile commerciale nonché fidanzata Mila Garber ti aiuteranno ad affrontare la complessa vita della star, degli NBA, dell'NBA, cazzo ho detto. Cioè siamo qua ragazzi, siamo qua. Che si dice bello! Niente di che, amico. Tu come stai? Tutto bene, alla grande, bello. Sto facendo un video veloce sulla partita, man. La sto buttando sulla rivality. Tutta la storia dei tifosi, non ti apprezzano. Shep, non lo fanno davvero. Sei divertente, lo sai. Calcio in culo non te lo darebbe manco tua madre. Ma no, va bene, ci vediamo. Ci vediamo? Ma come parli con me, cazzo? Stai parlando con me? Stai veramente parlando con me? Dammi qualcosa di utilizzabile. Shep sta cercando di farti irritare. A te la scelta su come rispondere con il coraggio di un vero pioneer o l'abilità diplomatica di un general. Si tratta della tua prima scelta di leadership, una parte molto importante della tua carriera che ti aiuterà a sbloccare le abilità di leadership. Fucking man! Ok. Ti rispondo subito, man. Esistono tantissime abilità leadership diverse. Le abilità generale ti aiutano a elevare i tuoi compagni, le abilità pioniere a dare l'esempio. Carino. Molto carino. Durante le conversazioni. Ah, quindi... Ah, beh, ma è in gestionale. È fighissima sta cosa, raga. È un GDR. Requisito. Realizza 5 tiri da qualsiasi posizione. Migliora leggermente tiri da dentro e dalla media distanza per te e i tuoi compagni. Durata 12 possessi. Semplicità. Basi solide. Pioneer. Andiamo di Pioneer. Ehi, non sono un attore. Quindi non ti aiuterò con i tuoi video del cazzo. Ed è per questo che i tuoi tifosi non ti apprezzano. Non hai personalità e ti prendi troppo sul serio. Già, perché sei così serio? Perché sei così serio? La verità è che per me sei una barzelletta del cazzo. Così ti voglio. Non pensavo che saresti stato all'altezza. Magari adesso avrei qualche tifoso in più. Sounds good. E buona partita, campione. Ragazzi, ci siamo. Il debutto. The debut. Contro i Clippers. Ci siamo. 0-0. Philip XC. È in posizione. Attivazione leadership del gioco. Le abilità leadership presentano le requisiti da soddisfare in gioco per ottenere potenziamenti di tutte le qualità. Le abilità di livello più alto hanno requisiti più difficili, ma offrono potenziamenti più efficaci. Quindi, attiva potenziamenti e attributi. Segui i progressi di gioco, make five shot right. Ok, va bene. Va bene. Buono. Ok, ci siamo. Già un passaggio buono. È un passaggio buono. La voglio. Mi sono liberato. Oddio, la provo. Oh my god. Non va. Va bene, va bene, va bene. La recuperiamo. Non c'è problema. La recuperiamo. Copro l'uomo. Copro l'uomo da tre. L'ha messo. L'ha messo. Brutto passaggio. E fallo. Come iniziare nel peggiore dei modi, ragazzi. E ti è buono. È buono. E lo mette da tre. E lo mette da tre. Il campione. Il campione. Ike sì. Porca puttana. Oh no, merda. Ok, ok. Il playmaker. È il playmaker che serve. È buono. E fai the three. E sono 6 punti, raga. Sono 6 punti. Una potenza incredibile. Sono un campione nato. Lo copro, raga. Non lo mollo. Non lo mollo. Madonna, pure rebound. È buona? No, cazzo.
Però me la fai rubare così, sei un coglione, dai. Peccato. Ho sbagliato il passaggio, raga. Passaggi semplici. Bisogna giocare semplice. Non bisogna... È buono, no! Era buonissimo. Come ero entrato? Lo copro. Lo copro. 46 seconds left in the first quarter. McGowan's. Gliela facciamo sempre rischiare, raga. Li copriamo bene, li copriamo bene. È buono? È buono! Madonna! Madonna! Madonna, benedetta, madonna! Madonna, mi sto emozionando! Questo me lo copro. Lo copro io, non lo faccio entrare. Difesa solida al perimetro. Difesa solida al perimetro. Porca puttana, è entrato. l'ho perso totalmente. Però carina pure questa cosa, te la puoi gustare da, dalla panchina, eh. Vai, simuliamo. 36-25, raga, abbiamo mantenuto. Ottimo, ottimo. Ci siamo, abbiamo una C più. Dobbiamo migliorare. Siamo al secondo tempo, eh. Dobbiamo migliorare. Madonna, quanto è bello vedere Aixi. Bellissimo. Vai, mettilo. Grande, lo sapevo, sei una sicurezza. Grant, there's an elaborate tiebreaker system in place that we don't want to get into. Yeah, well, some teams can go 4-0 and not play in the final. Lo tengo al perimetro. Both of the teams here tonight were clearly the top teams in Vegas. È buono. Madonna mia, tiro da 3. Madonna mia. Tutto libero. Un'azione incredibile. Un'azione montata in maniera registica. Pazzesca. Lo copro io. Bello. Fantastico questo passaggio a rimbalzo. Bellissimo. Bellissimo. Vai là. Mi libero qua. È quasi buono. Madonna mia, era quasi entrato. È buono. Questo è buono, questo è buono, cazzo. Rilascio perfetto, cazzo. Rilascio perfetto. Madonna mia! Madonna mia! Sotto rete! Mamma mia, sotto canestro, che sotto rete! This Summer League Championship grant. Oh man, BA, Shep might be regretting ever opening his mouth on MP. What a game we've seen from the 18th pick. Pass to MP. Sono libero. È buono, è buono, è buono. È buono, sì, mi sono liberato bene. Dai cazzo, 68 a 48 gli stiamo strumando a questi bluastri. MP outside, three pointer. Peccato. Vabbè. Abbiamo vinto, raga. Abbiamo vinto il nostro primo debutto. Cioè, abbiamo fatto una grandissima partita. Cioè, il mio livello è molto basso. È molto basso. Non so come si fanno i trick. Non so come si gestisce l'analogico, lo stick. Niente. Nulla. E sono riuscito comunque a giocare bene. Non so come. Lui giustamente sta pregando perché dice: non so come ho fatto a fare una partita del genere. Eppure ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Bello. Bello, raga. Troppo bello. Troppo bello. Ah, ma sono io a parlare. Ah, tutto qui? E ti ho messo in imbarazzo, no? Non dimenticarlo. Pensi che voglia sprecare le forze in partita in Summer League? Sei veramente un fesso. Ah, stai provando a salvarti la faccia, eh? Conserva quel livello di energia, però. Ho segnato la nostra prima partita sul calendario, bello mio. Non vedo l'ora di giocare. Ah, non vedo l'ora pure io, campione. Ti ho messo in imbarazzo su un palcoscenico. Rilassati, bello. Ci vediamo presto. Boom!
Philippa XE, senza audio. Perché senza audio? C'in meno, vabbè. Comunque c'in meno. Va bene. Ok, prossimo totale massimo 86. Continua. Realizza 5 tiri da qualsiasi posizione, mi sembra giusto. Ok, ok. Il mio brand, 1546 tifosi in più, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. The City. Beh, ragazzi, The City la scopriamo nel prossimo episodio. Allora, io... Tanto sta caricando, sta facendo cose, io... Aspettate, metto in pausa. Devo mettere in pausa. Ok, è già in pausa. Bellissimo. Allora. Ragazzuoli, ditemi cosa ne state pensando. Cioè, cosa state pensando in realtà. Perché il gioco mi sta entusiasmando da matti. Mi piace un botto il fatto di avere una storia, di avere un gestionale del genere, e di avere tutto questo contorno in una carriera. È molto figo e poi non immagino a livello estetico che cosa posso comprare, quanto riesco ad arrivare con, insomma, come fama di giocatore, di campione. Il gioco è bellissimo, è difficilissimo. Io infatti vi chiedo assolutamente perdono, perdono in ginocchio per questo gameplay orribile, ma spero di essere stato abbastanza divertente nel portare questo gioco. È la mia prima volta, sono stato un po' verginello, ecco, da questo punto di vista su YouTube. In realtà non tanto, perché feci all'alba dei tempi un video sull'NBA che potete ritrovare sul canale addirittura, che ebbe un grandissimo successo per l'epoca, devo dire. E che dire, io vi ringrazio tantissimo, mi raccomando, commentatemi e datemi tantissimi consigli per la build, per portare avanti il nostro giocatore, il nostro Philippa XE. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, perché la mia carriera su Parliamo Nerd continua sempre qui, quindi mi raccomando, non mancate al prossimo episodio. Alla prossima!